Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La comunità ecclesiale descritta nel libro degli Atti degli Apostoli vive di tanta ricchezza che il Signore mette a sua disposizione. Il Signore è generoso, sperimenta la crescita numerica e un gran fermento malgrado gli attacchi esterni. Per mostrarci questa vitalità, Luca, nel libro degli Atti degli Apostoli, indica anche dei luoghi significativi, per esempio il portico di Salomone, punto di ritrovo per i credenti, e nel Tempio. Il portico, Stoà, è una galleria aperta che funge da riparo, ma anche da luogo di incontro e di testimonianza. Luca, infatti, insiste sui segni e sui prodigi che accompagna la parola degli apostoli e sulla speciale cura dei malati cui essi si dedicano. Nel capitolo 5 degli Atti, la Chiesa nascente si mostra come un ospedale da campo che accoglie le persone più deboli, cioè i malati. La loro sofferenza attira gli apostoli, i quali non possiedono né argento né oro, così dice Pietro allo storpo, ma sono forti nel nome di Gesù. Ai loro occhi, come agli occhi dei cristiani di ogni tempo, i malati sono destinatari privilegiati del lieto annunzio del Regno. Sono fratelli in cui Cristo è presente in modo particolare per lasciarsi cercare e trovare da tutti noi. I malati sono dei privilegiati per la Chiesa, per il cuore sacerdotale, per tutti i fedeli. Non sono da scartare. Al contrario, sono da curare, da accudire. Sono oggetto della preoccupazione cristiana. Tra gli apostoli emerge Pietro, che ha preminenza nel gruppo apostolico a motivo del primato e della missione ricevuti dal risorto. È lui che dà il via alla predicazione del Cherigma nel giorno di Pentecoste e che al Concilio di Gerusalemme svolgerà una funzione direttiva. Pietro si accosta alle barelle e passa tra i malati, così come aveva fatto Gesù. Fa lo stesso di Gesù, prendendo su di sé le infermità e le malattie, così aveva fatto Gesù. E Pietro, pescatore di Galilea, passa, ma lascia che sia un altro a manifestarsi, che sia Cristo vivo e operante. Il testimone, infatti, è colui che manifesta Cristo, sia con le parole, sia con la presenza corporea, che gli permette di relazionarsi e di essere prolungamento del Verbo fatto carne nella storia. Pietro, qui, compie le opere del Maestro. Guardando a Lui con fede, si vede Cristo stesso. Ricolmo dello Spirito del suo Signore, Pietro passa e senza che egli faccia nulla, la sua ombra diventa carezza, carezza risanatrice, comunicazione di salute, effusione della tenerezza del risorto, che si china sui malati e restituisce vita, salvezza, dignità. In tal modo Dio manifesta la sua prossimità e fa delle piaghe dei suoi figli, diciamolo un po' in difficile, il luogo teologico della sua tenerezza. Nelle piaghe degli ammalati, nelle malattie che sono impedimenti per andare avanti nella vita, c'è sempre la presenza di Gesù, la piaga di Gesù. C'è Gesù che chiama ognuno di noi a accudirli, a sostenerli,
a guarirli. L'azione risanatrice di Pietro suscita l'odio dei Sadducei, l'invidia, che imprigionano gli apostoli e, sconvolti per loro misteriosa liberazione, proibiscono loro di insegnare. Questa gente vedeva i miracoli che facevano gli apostoli non per magia, ma in nome di Gesù, ma non volevano accettare e li mettono in prigione, li bastonano. Sono stati liberati miracolosamente, ma il cuore loro era tanto duro che non volevano credere cosa che vedono. Pietro allora risponde offrendo una chiave della vita cristiana: obbedire a Dio invece che agli uomini. Perché loro, i Sadducei, dicono: voi non dovete andare avanti con queste cose, non dovete guarire. Io obbedisco a Dio prima che agli uomini. È la grande risposta cristiana. Questo significa ascoltare Dio senza riserve, senza rinvii, senza calcoli. Aderire a Dio per diventare capaci di alleanza con Lui e con chi incontriamo sul nostro cammino. Chiediamo anche noi allo Spirito Santo la forza di non spaventarci davanti a chi comanda di tacere, ci calunnia e addirittura attenta alla nostra vita. Non spaventarci. Chiediamogli di rinforzarci interiormente per essere certi della presenza amorevole e consolatrice del Signore al nostro fianco. Grazie.